Allora, no, Ok, non c'è Alberto? Alberto è impegnato, cioè ha dei problemi familiari, non ce la fa, ha scritto che non ce la faceva oggi, ci si vedrà forse la prossima volta. Allora, quindi praticamente cominciamo, va bene? Certamente. Ecco, questo qui sono soltanto due paragrafi, vedete, e quindi in un certo senso No, è... vedere no, non vedo perché No? nel piccolo schermo Sì, no, ma vedete che c'è la sarebbe finestra, poi l'ingrandisco quando vi devo far vedere. La finestra del notebook lo vedete? È quella. No, non l'interno, la finestra. Ecco. più. Ok. Sì, adesso lo vediamo. Bene. Adesso non lo vediamo più. Sì, perché l'avevo... Adesso sì. No, dicevo, questo notebook sono solo due paragrafi, quindi fatti questi, poi comincia l'ottica geometrica, quindi vediamo se riusciamo a completarlo. L'avevamo cominciato, però tanto vale riprenderlo dall'inizio. Allora, siamo ancora dentro le onde elettromagnetiche come argomento, no? Per cui le onde elettromagnetiche le stiamo vedendo sia da un punto di vista ancora maxwelliano, quando abbiamo la situazione tridimensionale, sia dal punto di vista relativistico, quando abbiamo la scrittura del formalismo quadridimensionale. Per cui ancora questi sono argomenti che ovviamente si conoscono, no? Cioè, ogni tanto c'è qualche novità di tipo relativistico, ma non sempre. Però il metodo è interessante e stiamo per finirla questa fase qui. Decomposizione del campo elettrostatico. Quindi stiamo trattando come preso un campo elettrostatico, lo decomponiamo nelle sue componenti. Ma cosa sono le componenti di un campo elettrostatico? La distribuzione in frequenza del campo. Non l'abbiamo fatto l'altra volta. Sì, lo sto riprendendo dall'inizio, Ah, oppure vuoi ok. che Puoi pre... portare, no, puoi portare a 200, Sì, che non sì, me sì, ne sì, manca più. sì. Dimmi se va bene, se no lo saltiamo e faccio l'ultimo. No, per me va bene, volevo solo essere Quindi, confuso io, no, ecco. visto che l'abbiamo già fatto, lo guardiamo veloce. Quindi, il campo creato da cariche si può decomporre formalmente in onde piane, in integrale di Fourier. Interessante questo aspetto, la volta scorsa abbiamo detto che le onde piane, che ci hanno creato qualche piccolo trambusto, sono asciugate i fotoni. Perché un'onda piana è caratterizzata dalla sua frequenza monocromatica e quindi è ancora una visione, diciamo, macroscopica, ma alla fine sotto ci sono i fotoni. No? Quindi è la via più interessante per arrivare ai fotoni, ma noi ovviamente non arriviamo fino a quel livello lì perché non facciamo la parte quantistica. Tuttavia, questa decomposizione si distingue fondamentalmente dalla decomposizione di onde elettromagnetiche nel vuoto. In effetti, il campo di cariche non verifica l'equazione omogenea delle onde e di conseguenza ogni termine dello sviluppo non verifica più questa equazione. Perché? Perché il campo è elettrostatico. Quindi no, non varia. E allora questa è una situazione strana. Come fa un campo elettrostatico ad avere frequenze se non si muove, se non varia? E da questo punto di vista è un processo formale. Capite? Quindi stiamo vedendo come lo strumento ci permette di rappresentare anche il campo elettrostatico, anche se il campo elettrostatico non ha il meccanismo delle frequenze. È chiaro il ragionamento? Non lo, sì. Ne risulta che per onde piane che rappresentano una decomposizione del campo di cariche, non si ha la relazione di dispersione K quadro uguale omega quadro fratto C quadro. Questa relazione, che qui è questa ed è semplice, in generale sempre, ogni volta che c'è un campo sviluppato in integrali di Fourier, in frequenze, la legge importante è proprio la legge di dispersione, perché così si riesce a capire come muovendosi per ogni frequenza perde o acquista, beh, acquistare no, però perde frequenza, beh, energia. Scusa, mi chiedevo perché l'hanno messo al quadrato? Beh, perché in Non effetti sa può, scrivere K no, uguale omega fratto C. no, perché può andare avanti e indietro, e quindi di solito la relazione è quadratica, che contiene Solo anche... per quel motivo lì, però, perché non aspettava che nascondesse qualche. No, per questo motivo che ho detto, no? Però questo è facile, perché questa è la relazione di dispersione, quella tipica delle onde monocromatiche elettromagnetiche piane, ed è questa relazione. Invece il campo elettrostatico non soddisfa questa equazione. In più,
Le onde non monocromatiche, o meglio, le onde non piane non monocromatiche, quelle che sono somme di varie frequenze, hanno una relazione più complessa, quindi non è facile estrarre la radice quadrata come qua si vede. In particolare, se si rappresenta formalmente il campo elettrostatico sotto forma di sovrapposizione di onde piane, allora la frequenza delle onde sarebbe nulla, perché il campo considerato essendo elettrostatico non dipende dal tempo. Però per ciò che riguarda i vettori d'onda, essi non sono nulli. Cioè, che idea c'è sotto? Che i vettori d'onda sono i K, no? I vettori K, e sono quelli del movimento. No? Cioè, l'onda come se si muovesse, ma non ci sono onde. E allora bisogna pensare a una cosa strana, che ci siano delle onde che si muovono in modo tale che la loro stazionarietà crea il campo elettrostatico. Quindi, per cui i vettori d'onda non sono nulli. Allora, partiamo dal caso più semplice. Consideriamo il campo creato da una carica puntiforme E, può essere un elettrone o qualunque cosa, che si trova nell'origine delle coordinate. Il potenziale φ di questo campo è determinato dall'equazione di Poisson. Nabla quadro di φ, ovvero delta φ, che questo è l'operatore laplaciano, è uguale a meno 4π greco E, per la delta di Dirac del vettore R. Siccome siamo nell'origine, qui c'è scritto vettore R meno 0, che però è inutile scrivere. Sviluppiamo φ in integrale spaziale di Fourier. Cioè lo rappresentiamo con φ uguale soluzione dell'integrazione da meno infinito a più infinito di e alla i kr. Kr è uno scalare, k è il vettore d'onda, quindi questo ci sta spiegando il movimento. Phi con K, che è la componente di Fourier, no? Quando l'avessimo già rappresentata, in d cubo K fratto 2π greco terzi, che questo è legato all'aspetto che stiamo integrando su tre coordinate, su tre assi. D cubo K è dkx per dky per dkz. Quindi, allora a questo punto uno dice, se Phi è questo, io posso fare l'antitrasformata e ottenere la componente di Fourier. Quindi, da questo punto di vista, succede che φ vettore k è uguale integrale di φ vettore r per e alla meno i vettore k scalare vettore r in dv. Quando abbiamo questa situazione, no, non quando, quindi sappiamo ricavare, avendo φ, il φ con k. Adesso, ripartendo dalla 2, siccome sopra c'è l'operatore di Laplace, no, delta phi, all'equazione 2 possiamo applicare a destra il delta phi, ed eccolo qua, delta phi. La stessa applicazione del delta, ho detto a destra, a sinistra, la stessa applicazione di delta a destra, dell'uguale, implica che dobbiamo derivare due volte la parte spaziale, e la parte spaziale, cioè la cosa che dipende dallo spazio, qui è soltanto questo, che è la parte formale dell'onda piana. E quindi questo è un esponenziale. Quando lo derivate, viene fuori la prima volta ik, la seconda volta ancora ik, quindi meno k quadro. E quindi abbiamo già operato qui. A questo punto uno riesce a capire una cosa interessante. Se facciamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto a 2, possiamo dire che la componente di Fourier legata al laplaciano di φ, che è dentro il simbolo integrale, che formalmente dovremmo scriverlo come questo, no, ma col delta, è meno k quadro φ vettore k. E quindi possiamo dire che la componente del laplaciano di φ è uguale a meno k quadro vettore phi vettore k. Perché Perché deriva due volte lo spazio? il delta è il Nabla quadro e quindi è un operatore di derivata seconda su ogni asse. Cioè il Nabla, che cos'è il Nabla quadro? Derivata seconda rispetto a x due volte più derivata seconda rispetto a y due volte più derivata seconda rispetto a z due volte applicato a qualcosa. Il qualcosa a cui viene applicato φ e quindi otteniamo la somma di 3 derivate seconde,
Ma se facciamo derivate seconde sulla φ, dobbiamo farlo anche sull'integrale che rappresenta la φ. È chiaro adesso? Ok, a questo punto l'altra cosa è questa. Non abbiamo ancora usato l'informazione della equazione di Poisson, ma noi possiamo prendere l'equazione di Poisson che dice che il nabla φ, non il nabla, che il delta φ è uguale a meno 4 pi greco e delta di Dirac di vettore R, e dire, siccome qui c'è la derivata seconda vettoriale, no? Del campo, lei a sua volta avrà delle componenti di Fourier anche, quindi possiamo dire che quello che abbiamo appena trovato, questa cosa, è rappresentabile anche come aperta tonda delta phi, chiusa tonda, che dipende dal vettore k, cioè per ogni k vettore. E allora questo implica che dobbiamo prendere il membro di destra, quello dove c'è la delta, e integrarlo. Ma l'integrazione di una delta ci porta alla parte finita, no? Quindi abbiamo meno integrale di 4 pi greco e delta di r e alla meno i kr, e mi dà meno 4 pi greco e, cioè abbiamo ottenuto la carica del campo, la carica puntiforme che sta generando il campo elettrostatico, che ovviamente è a raggiera, quindi è di tipo centrale, cioè simmetria sferica. Adesso che abbiamo due modi per ottenere la componente del delta, possiamo fare il confronto e quindi dire se una via mi dà questa soluzione, l'altra via me ne dà questa, queste due, le due estremità devono essere uguali, no? E allora, siccome la nostra incognita è φ con k, ecco che abbiamo che la componente di Fourier di un campo elettrostatico formato da una carica puntiforme è 4 pi greco e, il valore della carica, diviso il quadrato del modulo del vettore k per ogni k, quindi per ogni numero d'onda, cioè come si chiama? Vettore d'onda. Quindi ovviamente varia, no? Ogni k che gli metti sotto la lunghezza di quel vettore cambia, no? Questa formula risolve il problema posto. Quindi questo processo è interessante perché abbiamo ricavato la forma del potenziale del campo elettrostatico in funzione del vettore d'onda, che se ci andiamo a pensare, un campo elettrostatico, un vettore d'onda non ci sta, perché lui non si sta muovendo, quindi perché si dovrebbe muovere? Perché quindi dovrebbe essere così? Ora, avuto questo metodo, lo applichiamo a tutto il resto. Se l'abbiamo applicato a φ, possiamo applicarlo, qui non lo stiamo vedendo, al potenziale vettore, lo vedremo dopo, e lo applichiamo al campo elettrico e al campo magnetico, non volendo. Quindi, in modo analogo a come si è sviluppato il potenziale φ, possiamo sviluppare anche il campo. E quindi abbiamo che il vettore E, formalmente, è l'integrale di Fourier da meno infinito a più infinito del vettore E, però di componente vettore k per e alla i k scalare r indi al cubo k fratto 2 pi greco al cubo. Quindi usando ancora la 2, cioè la 2 cosa dice? Ci dice com'è fino. Otteniamo che il vettore E sappiamo che è meno gradiente di φ. Poi il meno gradiente di φ è espresso anche lui come un integrale secondo la componente φ con k. E allora applichiamo il gradiente, stavolta non il nabla quadro, cioè non il nabla quadro cos'è? La divergenza del gradiente, no? E qui invece applichiamo soltanto il grad a tutta questa roba. Ma allora quando deriviamo l'esponenziale, il grad è una sola derivata, cioè una derivata prima, e quindi ci fa uscire fuori, il meno rimane, un i vettore k che moltiplica la componente di Fourier per e alla i k e quella roba lì. E allora a questo punto sappiamo da quello che c'è dentro l'integrale individuare chi è la componente di Fourier del vettore elettrico. Il vettore elettrico che dipende dal vettore k, che cos'è? È meno i vettore k phi vettore k. Ma poi il phi vettore k l'abbiamo risolto con l'equazione 3, allora glielo mettiamo qui. E allora abbiamo meno i 4 pi greco e, come dice la 3, fratto k quadro per il vettore k. E così abbiamo la componente kesima del campo elettrico. Anche lei dipende dal vettore d'onda.
Ciò mostra che il campo di onde nel quale viene decomposto il campo coulombiano è diretto secondo il vettore d'onda. Quindi la direzione del vettore elettrico è nella direzione del movimento, perché il vettore d'onda dice in che direzione va, no? Però localmente. Queste onde si possono quindi chiamare onde longitudinali. Ecco, vi ha un po' sconvolto, no? Ecco, a questo punto facciamo intervenire davvero le oscillazioni, perché così con le oscillazioni attive siamo in grado di fare questo stesso lavoro che abbiamo appena fatto per il potenziale vettore. Quindi, oscillazioni proprie del campo. Adesso il campo è liberato, no? Prima era un campo elettrostatico, adesso vediamo che cosa può essere. Consideriamo un campo elettromagnetico libero, però senza cariche, localizzato in un certo volume dello spazio. Un campo elettromagnetico libero localizzato in un volume dello spazio cos'è? È che quel volume è pieno di un'onda elettromagnetica. Come semplificazione per i calcoli, supponiamo che questo volume sia delimitato da un parallelepipedo, i cui spigoli siano rispettivamente uguali ad A grande, B grande, C grande. In queste condizioni si possono sviluppare tutte le quantità che caratterizzano il campo all'interno del parallelepipedo in serie tripla di Fourier secondo le tre coordinate. Si scrive questa decomposizione per il potenziale vettore, per esempio, sotto la forma. Ecco, la 6 bisogna ricordarsela perché questa forma del potenziale vettore, come vi ho detto, diventerà poi l'operatore potenziale vettore quantistico, a livello quantistico. Quindi abbiamo sommatoria su K di A con K, E alla IKR, sono tutti vettori questi, più vettore A con K asterisco, perché c'è la parte complessa coniugata, e alla meno i K. Quando l'abbiamo visto la volta scorsa, non ci chiedevamo cos'è il vettore A piccolo, è l'ampiezza dell'onda. Però l'ampiezza dell'onda varia a seconda del numero d'onda, cioè a seconda non del numero d'onda, del vettore d'onda, che esprime esplicitamente questa scrittura così, per la simmetria che c'è, la realtà di A. Quindi il vettore A è un vettore reale e non abbiamo dovuto neppure prendere la parte reale, si è automaticamente prodotta come questa somma di numero comple di funzione complessa più la funzione complessa coniugata. La sommatoria viene qui estesa a tutti i valori possibili, le cui componenti K, vettore, prendono questi valori. Questa è la furbata della parallelepipedo ABC. Il KX, cioè la componente del vettore d'onda nella direzione X, è 2π diviso A, che è lo spigolo nella direzione x, per un numero intero nx, perché ci deve stare un certo numero intero di lunghezze d'onda dentro lo spigolo, il campo, cioè l'oscillazione, per avere l'oscillazione stazionaria. Vi è chiaro il concetto? Come le corde della chitarra, anche lì ci deve stare un numero intero di lunghezze d'onda. KY stessa cosa, KZ stessa cosa. E quindi abbiamo tutto spostato come concetto ai numeri interi, nx, ny, nz, che sono i variabili. Sono dunque numeri interi positivi o negativi. Siccome noi sappiamo che la divergenza del potenziale vettore, essendo il potenziale vettore frutto del rotore di B, la divergenza del rotore di B è 0, la divergenza del vettore A è 0. E quindi abbiamo che per ogni K, se applicate a questa roba la divergenza, è una derivata prima, viene fuori un K che moltiplica A vettore K, no? E però deve essere uguale a 0, quindi vuol dire che il vettore K moltiplicato l'ampiezza vettoriata che dipende da quel vettore K sono ortogonali, uguale a 0. Cioè i vettori complessi, vettore A, K vettore, sono ortogonali ai vettori d'onda corrispondenti vettore K. Naturalmente i vettori dell'ampiezza, cioè i vettori vettore A, sono anche funzioni del tempo. E infatti, proprio perché sono funzioni del tempo e costituiscono le oscillazioni di ampiezza proprio del campo, verificano un'equazione che è questa qua, che è l'equazione anche questa delle onde, no? Derivata seconda del vettore A più C quadro K quadro, derivata funzione, cioè vettore A K. E quindi deve soddisfare questa equazione qua, per cui ci dice che cos'è l'ampiezza. Se le dimensioni ABC grande sono sufficientemente grandi, allora succede un fatto particolare. I valori adiacenti, cioè noi abbiamo KX che è un certo valore, poi vicino a lui c'è un altro valore di KX. Ecco,
Se il valore adiacente di questo kx è quello corrispondente al fatto che nx, perché kx dipende da nx, no? È cresciuto di una unità, essendo un numero intero, e beh, il vettore adiacente è molto vicino a kx, perché è cresciuto di un'unità, se n è grande. Ecco. Allora si può parlare di un passaggio, no? Dai numeri interi ai numeri continui, diciamo, ai numeri reali. Allora si può parlare del numero di valori possibili di kx, ky, kz in questo modo. Dentro gli intervalli delta kx, che è la distanza tra l'adiacente e kx, no? E vale la stessa cosa per y e z. Essendo dato che i valori vicini di kx corrispondono a valori di nx che differiscono di un'unità, il numero delta nx di valori possibili di kx nell'intervallo delta kx è uguale a quanto è grande nx praticamente. Pertanto si trova che delta nx è uguale, rovesciato, no? A fratto 2 pi greco delta kx, delta ny anche, b fratto 2 pi greco delta kx, delta nz uguale c grande fratto 2 pi greco delta kz. Il numero totale delta n di valori possibili del vettore k, con componenti di intervalli che cascano dentro delta x, delta y, delta kz, delta kx, delta kz, è uguale al prodotto delta nx per delta ny per delta nz. Ora chiamiamo questo prodotto delta n, come se fosse un volume nello spazio degli nx, ny, z. Però abc a sua volta è il vero volume dello spazio, no? Quindi v diviso 2 pi greco al cubo per delta kx, delta ky, delta kz. E quindi abbiamo una specie, non è ancora un differenziale perché delta è la differenza finita qui, però siccome è piccola, stiamo andando verso una specie di differenziale. Si può determinare da qui il numero di valori possibili del vettore d'onda di valore assoluto nell'intervallo delta K e di direzione dell'elemento di angolo solido delta O, cioè passiamo dalla rappresentazione in cui KX, KY, KZ sono cartesiani alla rappresentazione in cui ci sono il K, che è la distanza come fosse il raggio polare, e l'angolo del polo. Siccome l'angolo del polo siamo in tre dimensioni, cioè l'angolo del polo teta e l'angolo del polo fino, quindi abbiamo il delta O che è un angolo solido. Basta a tale scopo, passaggio di spazio semantico, passare alle coordinate sferiche nello spazio K e scrivere al posto di delta Kx, delta Ky, delta Kz l'elemento di volume di queste coordinate. Perciò la 10 può diventare delta n, v fratto 2 pi greco al cubo, k quadro, delta K, soltanto i valori assoluti, delta O. Infine, il numero totale di valori assoluti k nell'intervallo delta k e per tutte le direzioni, integrando su delta O, quindi scrivendo che delta O integrato è 4 pi greco, lo si vede da qui, in quanto delta O è uguale integrale da 0 a 2 pi greco, quindi per tutto il phi che va da 0 a 2 pi greco, quindi tondo, è integrale da 0 a pi greco di teta, però moltiplicato sen teta, modulato da sen teta. E questa integrale è 4 pi greco, perché se qui ci mettete r, verrebbe la superficie della sfera, 4 pi greco r quadro, perché ci deve essere un r per di phi e un r per di teta, no? Ma r è come se fosse 1 e quindi 4 pi greco. E allora la 11 evolve ulteriormente in delta n uguale v 4 pi greco diviso 2 pi greco al cubo, e allora c'è una semplificazione. Di sotto c'era 8, quindi 2, e un pi greco va via, quindi fratto 2 pi greco quadro per k quadro per delta k, e delta o ormai era dentro il 4 pi greco. E adesso quindi abbiamo questa cosa interessante. Allora, in quanto funzione del tempo, i vettori, vettore a, k, si riducono a semplici funzioni periodiche di frequenza omega uguale c. Qui non c'è il quadrato, perché adesso questa è davvero proprio la legge di dispersione, no? Perché è un'onda elettromagnetica libera nello spazio. Ora vedi l'equazione 9. Scriviamo la decomposizione in onde progressive piane. A questo scopo si supponga. Scusa Leo, Sì. quella roba lì dove dice che delta n c'è cioè dalla 12, La la 12, 12, giusto? sì. Quello lì è il calcolo Di quante degli sì, oscillatori. del numero di modi di oscillazione che ci Del sono numero dei modi di dentro oscillazione. delta K. Infatti questo qui lo usa magistralmente proprio Planck, che
Infatti, noi stiamo facendo con questo excursus il viaggio al contrario di Planck. Perché Planck arriva lì, e quella è la legge con il quadrato, Sì. che poi lo moltiplica per omega e trova il cubo, e quindi quella era la legge sbagliata, giusto? Sì. Beh, però ci Ok. sono più passaggi, non è così immediato, non è una proporzionalità, però è quella via lì, sì. Scriviamo la decomposizione in onde progressive piane. A questo scopo si supponga che le vettore A e vettore K dipendano dal tempo tramite l'intermediazione del fattore oscillante E alla meno I omega KT. E allora abbiamo che l'ampiezza è più o meno dell'ordine di grandezza di E alla meno I omega KT. E quindi omega K, come legge di dispersione, è uguale a CK. E quindi alla variabile di K abbiamo le omega, le frequenze. Allora, ogni termine della somma 6, vado su per vedere qual è, ecco, quella che definisce il potenziale vettore, ogni termine della somma 6 sto andando al punto giusto, sarebbe funzione della sola differenza vettore K scalare vettore R meno omega KT. E questa è la forma della fase, no? Fatto che corrisponde ad un'onda che si propaga nella direzione del vettore vettore K, quindi la direzione del movimento dell'onda. Calcoliamo l'energia totale. L'energia totale è corsivo è uguale 1 sotto pi greco integrale di E quadro più H quadro in dV. Per rinfrescarvi la memoria, questo valore è quello che chiamavamo anche V doppio ed era il valore del tensore energia impulso del campo elettromagnetico. Vi ricordate? In cui le parti miste temporali sono le componenti del vettore di Poynting e la parte spaziale è sigma x y, quella lì che è il tensore degli sforzi di Maxwell. Questo tensore degli sforzi è interessante perché dentro un metallo, come si muovono le cariche, la cinetica porta al fatto che, cosa avevo detto? Che questo. Sì. Cos'è che volevo dire? Parlavi del vettore di Poynting e poi del fatto che c'è Ah, dentro sì, ci che fosse la tensione degli il sforzi. sigma degli sforzi, cioè il tensore degli sforzi di Maxwell, in pratica è quello che definisce come si sta muovendo il reticolo cristallino del metallo. E quindi a certi livelli quantistici, praticamente questi spostamenti del reticolo sono delle quasi particelle, i famosi fononi, e quindi all'interno del metallo ci sono questi flussi di attività di fononi che vanno avanti e indietro, sbattono contro le pareti, contro il reticolo, si trasformano in fotoni, si ritrasformano in fononi e così via. E tutta questa agitazione qui dà la temperatura media del metallo. Dalla probabilità insomma di quello che sta succedendo nel metallo, la trasmissione, queste cose qua. Vabbè. Esprimendolo in funzione delle quantità K, abbiamo per il campo elettrico, ecco, siccome qui dobbiamo fare E quadro, dobbiamo prendere il campo elettrico e poi moltiplicarlo scalarmente per se stesso. Se noi conoscessimo il potenziale vettore, che è l'equazione 6, basta fare la derivata rispetto al tempo del potenziale vettore e dividerla per C e cambiare segno, e quello è il vettore elettrico. Ma allora il potenziale vettore espresso in quella forma diventa che chi dipende dal tempo sono le ampiezze, quindi la sommatoria su K si mantiene, meno 1 su C, che è il fattore che sta fuori, e poi le ampiezze derivate rispetto al tempo, sia quella complessa che l'altra complessa coniugata, no? Per le oscillazioni, cioè per E alla IKR, queste oscillazioni non sono oscillazioni vere temporali, sono oscillazioni spaziali, no? Perché è il cambio della lunghezza d'onda. Ovvero, tenendo conto della 13, abbiamo che il vettore E che cos'è? Derivando questa mi viene fuori IK. Quindi riotteniamo qualcosa che non è ancora il potenziale vettore perché c'è. Scusa, sopra c'è un punto, vero? Sì, c'è un punto. E Il quindi punto vuol dire derivato rispetto a chi? appunto da quando l'ha introdotto Newton, prima ha introdotto il punto e è derivata rispetto al tempo, poi quando ha generalizzato l'ha fatto diventare anche un apostrofo, quindi la notazione di quel tipo lì viene da Newton. In meccanica sempre, Quindi derivato sempre, rispetto a K. in meccanica sempre quando metti il punto sopra stai derivando rispetto al tempo.
Anche qua. E allora qui sì, siamo in meccanica fisica, insomma, sì. Non c'è bisogno di dirlo, basta non dirlo. No, io ero convinto che fosse derivato rispetto al tempo, perché questo è l'uso corrente e stavo cercando di raccapricciarmi, perché la derivata dA con K rispetto al tempo. Leggila come derivata parziale rispetto al tempo e ti ricordi com'è proprio la definizione del vettore, no? Vettore è. Ora. No, non lo vedo comunque. No, è una definizione, cioè se tu hai il potenziale vettore, il vettore è questa parte qui, più la parte spaziale che è meno No, gradiente di φ. ho capito, ma quando bisogna derivare, quando c'è A piccolo vettore derivato Sì. nell'equazione sopra la 14, Sì. sotto rimane uguale, vabbè, Guarda cosa. compare Eh no, ma guarda come abbiamo risolto la AK. AK è E alla meno I omega KT. Al posto di eccolo lì, omega KT dobbiamo mettere CK. non vedevo questo, non vedevo Al posto di omega K ci dobbiamo mettere CK e quindi questo. No, la C adesso va via mancherebbe. e viene Non fuori il vedevo più K. latino, vedevo, quindi ero un po' preoccupato. Va Sì, bene adesso. ok. Inoltre, per avere il campo magnetico dobbiamo fare il rotore di A. Allora qui la cosa è leggermente più facile perché vettore H è uguale. Quando si fa il rotore, dobbiamo derivare, cioè fare il rotore del vettore A, e quello, visto nello stesso modo di sopra, ci dà il prodotto vettoriale di K per l'ampiezza, no? Sia per qua che per là, con un meno. E quindi abbiamo i due campi elettrico e magnetico. Ne calcoliamo i quadrati e facciamo la somma, tenendo presente che poi queste robe dobbiamo integrarle nel volume, no? E quando i vettori K sono diversi dal vettore K' danno 0, e invece quando sono uguali, o sì, quando sono uguali no. In effetti questi termini contengono dei fattori della forma E elevato a più o meno I vettor Q vettor R. Il vettor Q è uguale a K più o meno vettor K'. Che scritto così sembra come dire una posizione di una variabile per dire faccio i calcoli. Invece questo vettor Q è praticamente l'impulso trasmesso dal trasporto, perché i vettor K alla fine sono degli impulsi. Quando li guardate quantisticamente, li moltiplicate per H tagliato, è proprio P l'impulso, no? L'operatore di impulso. E quindi il vettor Q è il trasporto. E quindi, essendo il trasporto nell'urto contro il reticolo, se siamo nel metallo, diventa il trasferimento di calore, no? Ma no, vi ho fatto vedere come tutto questo meccanismo è un formalismo che poi evolve in tante direzioni e diventa la base di quelle direzioni. E l'integrale da 0 ad A, A è lo spigolo, di E alla I 2π diviso A nx x in dx con nx intero diverso da 0 è nullo. Per la stessa ragione si annullano anche i prodotti contenenti i fattori E alla più o meno iKR. Quanto ai termini i cui fattori esponenziali spariscono, l'integrazione secondo dv dà semplicemente il volume v. Si trova in Ma definitiva. scusa, quando il nostro bravo, chi è che ha scritto queste cose qua? Landau. Landau? Landau. Ma lui aveva in mente la meccanica quantistica, sovrapposizione d'onde, il fatto che si creasse un treno Allora, d'onde più o che. meno questa roba ha cominciato a scriverla tra il 36 e 37 in avanti, no? Nel 36-37 lui era tornato in Unione Sovietica perché aveva finito il suo tempo sabbatico, perché dal 27 fino a non so quando, fino al 30-32, era stato presso Bohr a studiare e si era perfezionato appunto in meccanica quantistica. Quindi sì, e anche in relatività ovviamente, no? Ma questo fatto di voler, diciamo, frazionare l'onda, diciamo, il campo elettrostatico No, ma adesso è un'onda elettromagnetica libera questa qua. Quella di prima era il campo elettrostatico. Comunque, prosegui, va bene per tutte e due la domanda che stai No, facendo. vabbè, questo qua vuol dire è un modo di cercare di vedere se la funzione d'onda del fotone in qualche maniera è simile alla sovrapposizione
di tante onde che abbiano una, come si chiama, Aspetta, allora ti do un'idea in questo senso. un numero d'onda No, vicino a K. sì, ma in contemporanea, mentre scrive questa parte qui, che la possiamo chiamare di livello macroscopico, quindi classico, lui fondamentalmente scrive quattro tomi così di meccanica quantistica. La prima parte, meccanica quantistica definita nel corso di fisica teorica non relativistica, cioè quella dell'interpretazione di Copenaghen. E la seconda parte, la meccanica quantistica relativistica, che assume l'equazione di Dirac, e quindi praticamente è la QED, la quanto elettrodinamica, e che praticamente diventa la teoria dei campi quantistica, no? E allora lui, fresco di quello che sta facendo con gli operatori quantistici, quando scrive questa cosa, dà una forma algebrica a tutte le cose, che poi praticamente si ritrova là. Ma perché lo Era fa? Non perché sta questo. cercando, ormai l'ha già trovate. No. Ok, così mi è più chiaro perché fa queste cose qua. C'è un scopo nel riscrivere in questa maniera qui l'onda Sì, perché elettromagnetica. tu dici, ma perché non le scrive nel modo che sappiamo, come dire, fenomenologico, invece va in questa direzione? Perché questa direzione è il fondamento teorico della fisica di questa disciplina. Quindi lui sta cercando di vedere proprio la struttura fisica fondamentale per i vari livelli di scala, ovviamente. Ecco, in quello stesso periodo, è incredibile, ha fatto quasi tutto in quel periodo, no, in tutto il suo periodo. Si occupa di una cosa incredibile, delle fluttuazioni come le ha sviluppate Einstein, e affronta la transizione di fase di seconda specie con le fluttuazioni, e scopre delle cose inenarrabili che sono diventate poi la spinta per produrre il concetto di rottura di simmetria, che è il processo di rinormalizzazione che c'è nella QED, no? E non solo nella QED, anche nella cromodinamica quantistica, e piglia il premio Nobel per le transizioni di fase. Quindi, si trova in definitiva E uguale V su 4π somma vettore K, K per K quadro, tutta questa scrittura qua, in cui c'è la parte scalare delle ampiezze, non so come chiamare, quella posta e quella antitetica complessa coniugata, e poi i prodotti vettoriali, quello con l'ampiezza normale, diciamo, e con l'ampiezza complessa coniugata. Poiché l'onda è di tipo, l'abbiamo visto, no, longitudinale, a scalare vettore k uguale 0, sparisce questa parte che ho illuminato e rimane viva questa, che poi con tutte quelle cose algebriche sui prodotti vettoriali diventa k quadro scalare di queste qua. E quindi in definitiva si ottiene che l'energia dell'onda elettromagnetica, di un campo elettromagnetico libero nello spazio, è somma su K vettore e la componente di Fourier dell'energia, che a sua volta la componente di Fourier è quella K quadro V su 2π greco per il prodotto scalare delle ampiezze e dell'ampiezza coniugata. Ricordate che la coniugata, se l'asciugate, diventa il bra, e questo qui è il ket, insomma, siamo lì. Di modo che l'energia totale del campo si esprime sotto forma di somma delle energie E K, legate ciascuna a ciascuna delle onde piane prese separatamente. E in questo Posso modo va capire a... questa, Scusa, posso capire prego. come fosse una specie di quantizzazione della E? E ancora no, ma questo, seguendo questa strada, è stato Planck che è arrivato alla fine, che ha trovato i quanti, no? E infatti succede che adesso ogni K asciugato diventerà, che c'è l'oscillazione che diventa il fotone, cioè il fotone di quella lunghezza d'onda, ovvero di quella frequenza. Si può calcolare in maniera analoga l'impulso totale del campo, e qui usa proprio il vettore di Poynting, 1 su C quadro vettore S in dV, che a sua volta è 1 su 4 pi greco C vettore E vettoriale vettore H in dV, e si ottiene quindi che l'impulso totale è regolato proprio dal vettore K, vettore K fratto K per quella che dovrebbe essere, allora, vettore K su K è
è un versore unitario, quindi indica solo la direzione. Ma se voi prendete l'energia di quel vettore d'onda e lo dividete per C, avete la quantità di impulso, no? Dell'onda. Questo risultato era prevedibile essendo data la relazione esistente tra energia e impulso in onda piana. Stiamo quasi per finire. Ah, avete ragione, vi ho preso tanto tempo, però l'abbiamo fatto in fretta. La decomposizione. Intanto Sì. La decomposizione 1 compreso questo. permette di descrivere il campo per mezzo di un insieme discreto di variabili. Le variabili A vettore, K vettore, al posto di una descrizione tramite un insieme continuo di variabili, che sono infatti quelle del potenziale vettore A TXYZ. Quindi qui ci ha offerto che tramite l'analisi di Fourier riusciamo a vedere una cosa continua nel discreto, mentre invece senza l'analisi di Fourier vedevamo la cosa sempre nel continuo e quindi il potenziale vettore è sempre continuo, no? Date in un ciascun punto dello spazio. E questo è interessante perché in pratica questi cosi, queste ampiezze poi diventeranno gli operatori di annichilazione e di creazione dei fotoni, no? Nella quantistica. Facciamo ora una trasformazione delle variabili vettore A, vettore K, che permette di conferire all'equazione del campo una forma analoga alle equazioni canoniche della meccanica razionale, equazioni di Hamilton. Eravamo arrivati qua la volta scorsa. Le equazioni di Hamilton le avevamo viste, no? Non... In realtà c'è No, tutta una. mi avevi facilitato la vita dicendo che l'equazione di Hamilton è semplicemente un'equazione di come ha a che fare con l'energia, no? Com'è che era? No, sono queste qua, le vedi? dP su dT, dove P è l'impulso. Questo, Quindi la ok. derivata di P rispetto a T è la forza. È uguale a meno dH su dQ, che siccome H è la somma di cinetica e potenziale, ma è solo la potenziale che dipende dalla posizione, questa è meno dV su dQ, quindi è come il gradiente dell'energia Gradiente sottende potenziale la e forza quindi abbiamo e proprio la gradiente forza del campo. uguale a meno gradiente. Quindi H è diciamo, equiparabile al campo si No, trova. no, 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 non al campo elettromagnetico. H è l'hamiltoniano e quindi va a corrispondere con l'energia totale se il sistema è chiuso. Non con l'energia totale, perché allora dipende e quindi può muoversi e avere altre cose, se il sistema è aperto, cioè se ha dissipazione, se ha un'interazione. Quindi questo è il punto di Sarebbe partenza. energia potenziale H, giusto? Non è, ho detto che è l'energia totale, quella che dal punto di vista lagrangiano è T più V. Qui è totale, quindi c'è dentro sia quella cinetica Che quella che quella di potenziale. potenziale che ti trovi ad avere, vuoi gravitazionale, vuoi Qualunque essa energia sia, perché totale. l'energia potenziale dipende dal sistema fisico. Quindi, secondo il sistema fisico che hai, V si specializza. Ecco qui, H uguale T più V, dove T è pi quadro su 2m, cioè un mezzo mv quadro, e V è una V di Q, della posizione. Ok, va bene, va Sì, qui bene, c'è il passaggio, come si arriva dalla lagrangiana alla hamiltoniana, tramite la trasformazione di Legendre, e qui poi ci sono gli esempi per i pendoli, come si tirano fuori e cosa ci sarà. Allora, questo qui è soltanto un accenno, cioè quello che c'è qui nel testo, è solo un accenno. In realtà, sfruttando il concetto dell'equazione di Hamilton, si arriva a queste trasformazioni. E lui dice, introduciamo le variabili canoniche reali, vettor Q di K e vettor P di K, conformemente alle seguenti relazioni. Adesso non chiedetemi subito che cosa sono queste variabili. Vettor Q di K è uguale a radice di V volume diviso 4πC quadro per la somma delle due ampiezze di oscillazione, quella tipica e quella complessa coniugata. Diciamo così, quella dritta e quella inversa, complessa coniugata. che sarebbe la parte reale, intendo dire la parte reale. Così otteniamo la parte reale. E qui il vettore P
Se facciamo solo la differenza delle ampiezze, avrebbe carattere di immaginario puro. Allora, moltiplicato per i, ci diventa reale, no? Quindi, vettore Reale. p di k meno i per la frequenza, poi per la radice, e allora questo si vede subito che è la derivata. Quindi, il vettore p è uguale alla derivata rispetto al tempo del vettore q di quella definita sopra. Ricordiamoci sempre che a k devi rappresentartelo come e alla e meno i omega t, no? Con ck, meno omega k t. L'Hamiltoniano del campo si ottiene sostituendo questa espressione nell'energia 17. Allora abbiamo che H è uguale sommatoria sulla componente di Fourier dell'energia totale o dell'Hamiltoniana uguale somma su K di un mezzo la variabile P al quadrato più frequenza al quadrato per la variabile Q al quadrato. Ora, in questo modo, se voi avete una cosa che oscilla, questi sono i modi di oscillazione, cioè al variare della frequenza ne avete tanti, oppure al variare del vettore d'onda. E quindi le trasformazioni che fanno passare alle variabili canoniche queste, dalle equazioni di Hamilton, sono trasformazioni disentanglano le oscillazioni, in modo che le fai dipendere dai modi normali di oscillazione. Cioè, qualunque sistema fisico, no? Ha un certo numero di modi normali per oscillare. Tu puoi usare quei modi per esprimere qualunque movimento fa il sistema fisico come combinazione lineare di quei modi lì. Allora, le equazioni di Hamilton cosa diventano? Diventano derivata di questa Hamiltoniana rispetto alla variabile canonica vettore P, come se fosse l'impulso generalizzato, uguale Q punto. E quindi coincidono proprio con l'eguaglianza che abbiamo trovato sopra, che P è uguale a Q punto, che sono effettivamente una conseguenza dell'equazione del moto. Ci si è arrivati tramite una scelta appropriata del coefficiente di trasformazione 19. Il coefficiente di trasformazione è questa radice di 1. Le restanti equazioni di Hamilton, quelle che dicono di H su di Q è uguale a meno P punto, portano a queste equazioni, a delle equazioni sulle Q. Q2 punto più omega quadro Q uguale 0 e quindi le Q sono legate da un oscillatore armonico. E quindi praticamente è come se fossero gli oscillatori armonici i generatori di ogni frequenza dentro il campo, no? E queste sono identiche all'equazione di campo, dove per equazione di campo stiamo intendendo le equazioni del moto dell'onda elettromagnetica. Ciascuno dei vettori Q, K e PK è perpendicolare al vettore K, cioè possiede due componenti indipendenti, e questo è legato alla polarizzazione. La direzione di questi due vettori determina la direzione della polarizzazione delle onde progressive corrispondenti. Indicando le due componenti del vettore QK nel piano perpendicolare a K, con QK è attaccato a fianco un J, dove questo J è un indice che va da 1 a 2, per dire le due polarizzazioni, otteniamo che Q quadro K è uguale alla sommatoria su J di Q quadro KJ. È in modo analogo anche per PK. E allora possiamo vedere che siccome H è la somma su KJ di HKJ, HKJ è l'oscillatore anche svincolato cioè perché se dico il valore di J ho una polarizzazione, se dico l'altro, l'altra polarizzazione. Quindi riusciamo cioè a separare l'oscillatore anche sulla base della polarizzazione. Siccome poi la polarizzazione è una proprietà del fotone, questo se la trascina dietro. L'Hamiltoniana si decompone nella somma di termini indipendenti, ciascuno contenente una sola coppia di quantità Q vettore K vettore J, P vettore K vettore J. Ciascuno di questi termini corrisponde ad un'onda progressiva con un vettore d'onda ed una polarizzazione determinati. Inoltre,
La componente di Fourier è polarizzazione, quindi H Hamiltoniana di K vettore J possiede la forma della Hamiltoniana di un oscillatore lineare che sta compiendo oscillazioni armoniche semplici. È per questo che talvolta si considera la decomposizione ottenuta come la decomposizione del campo in oscillatori, che era quello che aveva Ok, era trovato poi questo. Planck. Capito? Scriviamo le formule che esprimono esplicitamente il campo in funzione delle variabili. Vettor P, K, vettor Q, K viene. Allora, adesso da quelle equazioni riusciamo a trovare gli operatori che vi ho detto di annichilazione, cioè di creazione di annichilazione. Vettor A, vettor K uguale I fratto K, radice di P fratto V volume, P vettore meno I omega K, Q vettore. Invece, oddio, c'è un errore qua. Lì mancherà un asterisco. Sì. Allora, AK vettore asterisco uguale meno I su K col più. E naturalmente guardate che co cosa carina. Quella di creazione ha l'aspetto col meno, quindi la storia del simplettico oppure del commutatore, no? Che qui però non si riesce a capire chi è il commutatore. E quello invece con l'asterisco ha la forma dell'anticommutatore. Ora, Non vedo. beh, perché c'è il più. Comunque, il commutatore è legato praticamente più o meno alla statistica dei fermioni, no? L'anticommutatore alla statistica dei bosoni, in un certo senso. No? Vabbè, comunque, sono anticipazioni. No, ma sai, a me mi ricorda questo fatto qua, forse abbiamo studiato anche assieme. Se c'è un'ampiezza di probabilità di andare da uno stato a un altro, il ritorno all'ampiezza del ritorno è il coniugato della prima, Sì, giusto? questo l'avevamo fatto con Feynman, quando facevamo Feynman. Stiamo dicendo Sì, questo qua. non mi ricordo quanti anni fa, però vi ricordate che facevamo Feynman? Feynman mi è abbastanza presente perché è un periodo che lo sto riguardando, il terzo libro. Bene, bene. Sostituendo queste espressioni nella 6, la 6 era quella che esprimeva il potenziale vettore, si trova il potenziale vettore del campo in questa forma. Vettore A uguale radice di 4π diviso V, sommatore su vettore K, 1 su K, CK QK, coseno di K scalare R, meno PK seno di K. Qui abbiamo esplicitato proprio l'oscillazione spaziale. Per i campi elettrici e magnetici si ha rispettivamente vettore E, che è meno radice di 4π su V, sommatore su K, CK, QK, seno, più PK, coseno. E il vettore magnetico, di intensità magnetica, meno radice di 4π V, sommatore su K, 1 su K, CK, K, prodotto vettoriale di QK, seno, e K, prodotto vettoriale, PK, seno di K scalare R. E Ok, quindi abbiamo finito il ok, nostro 23. È sì. stata una corsa perché vabbè, lo accenniamo, cioè abbiamo ancora un po' di tempo. Accenniamo il 24, se Ma volete. ottica geometrica cosa vuol dire? Tu hai detto ottica geometrica, Sì. E cosa vuol dire? adesso la affrontiamo. Allora, in realtà l'ottica geometrica viene studiata dall'antichità, no? E si chiama geometrica non subito, all'inizio veniva chiamata semplicemente ottica. Poi, quando è emerso tramite le ipotesi di Huygens l'aspetto ondulatorio, cioè Huygens ipotizza che la luce abbia dei meccanismi ondulatori, Newton invece ha quell'idea che siano particelle, no? Con dei parametri di tipo oscillante. Quindi è complessa la teoria di Newton, non è semplice. E diciamo, Huygens, fino al tempo che lui dice queste cose, non ha le prove di quello che dice. Alla fine, nel 1801, Young fa quell'esperimento della doppia fenditura e fa vedere che la luce esprime interferenza. Quindi, Scusa, hai detto di quando è quell'esperimento? 1801. Forse era molto più recente. Ma non della doppia fenditura quantistica, della doppia fenditura a livello di luce. Sì, certo. Sì, è Young, è Thomas Young. 1801, funzionare.
sì, il No, periodo. che poi voglio dire, è un esperimento, lo so, dico onestamente, ma mi è capitato qualche volta, magari che c'era della luce che filtrava tra due porte socchiuse e quello crea delle variazioni di colori sulla parete opposta, Certo, è perché giusto? quella si chiama diffrazione. Quello è normale. E la diffrazione è un esempio di interferenza, insomma. Sì, alla fine il processo di interferenza lo interpreta. Devo cercare Tom. Io ho il car da letto, la tafferellina che in primavera mi fa quando lo chiudo lascio delle fessure e sul muro mi fa un tipo di interferenza. Eh sì. Quello. Io ho un scientist, è che è il primo che ha. Ecco, questo qui è Thomas Young. E vedi che lui è nato nel 1773, muore nel 1829. E la teoria della luce, vedete, siamo qui. Lui pubblica i risultati nel 1803, però li comincia nel 1801. Gli esperimenti di cui sto facendo la relazione si possono ripetere con grande facilità ogni volta che splende il sole e senza altro apparato che. La mano di chiunque, Eh no? sì, perché facendo filtrare la luce attraverso le dita. Già lo vedi facendo filtrare la mano tra due La luce dita. attraverso le dita. Però qui io volevo vedere le doppie fenditure, non ne parla. Sì, l'idea dell'interferenza, però rispetto all'acqua. Ah no, con l'esperimento di interferenza. Ah, ecco, allora è questo che dobbiamo guardare. Le figure, ecco, vedete qui? Ecco, è questo qui, le doppie fenditure, però con la luce, non con. Poi è diventato un fatto classico per la meccanica quantistica parlarne perché ogni particella ha comportamento ondulatorio, comportamento particellare, non corpuscolare. E quindi finché non interferisci con la misura sulla particella e costringe la funzione d'onda a collassare sull'essere particella in un punto, ha un comportamento che è ondulatorio. In realtà è così la parte quantistica. Parte un elettrone, può andare o di sopra o di sotto, non sappiamo da dove va. E poi arriva in un punto, solo che se ne fai parte. Passare tanti, alla fine qui si riproduce questa interferenza, cioè questa chiaro-oscuro, no? Di posizione. E allora l'unica è che c'è stata interferenza, ma tra quali onde? È l'onde della funzione d'onda. Ok, altre cose? Niente. Quindi l'ottica, quindi quest'ottica geometrica sarebbe tutto quello che si può dire sulla luce senza, cioè considerandola come, sempre come delle onde. Sì, aspetta, Posso fare sì, parla, non stai parlando per niente, quindi. una domanda? No, non Vai. parli per niente. No, posso, ma allora, io effettivamente è vero, su tutti gli esperimenti di Zellinger estremamente interessanti, con praticamente l'emissione di un singolo elettrone, e questo qui effettivamente a un certo punto si forma sempre una figura di interferenza, perché appunto non sapendo da quale parte passa, a un certo punto si forma una linea di interferenza. Ma la mia domanda è questa. Se al posto di uno schermo fai passare diciamo non un elettrone, ma un fotone e utilizzi per l'interferenza No, non ho la capito, un retina. fotone? Un fotone? Cioè, se tu al posto di utilizzare uno schermo dove proiettare l'immagine di interferenza, la butti diritta nell'occhio sulla retina, cosa vedresti? Eh no, ogni volta che arriva un fotone, vedresti, in realtà un fotone semplice, se c'è la luce normale del giorno, non ti fa niente sull'occhio, no? Ma se hai l'occhio No, riposato no, no, capisci? al buio, ti dà un senso di sprazzo di luce e quindi ogni volta il fotone quando colpisce il recettore nervoso della retina è un punto, non è un'onda.
E siccome tu non hai memoria delle posizioni, il successivo va a beccare da un'altra parte e quindi tu non te ne accorgi che c'è l'onda con l'occhio. Ma questo perché l'occhio è tarato sull'energia del fotone, no? Da luminoso, quindi cioè, come discorso non dice niente. Poi l'occhio non è un misuratore, l'onda non la vedi con l'occhio, l'onda la vedi con la misura. Beh, però non posso dirvi cos'è l'ottica geometrica prima che l'abbiamo caratterizzata e studiata. Però quello che volevo dire è questo, quello che volevo dire è questo, che l'ottica geometrica è come dire, la propagazione della luce si fa attraverso una linea retta. Questo era quello che si diceva. Finché vale il concetto che sta andando avanti come una linea retta, quella è l'ottica geometrica. Perché infatti la linea retta ti permette di instaurare dei teoremi geometrici per definire tutto. Quando emerse il carattere ondulatorio tramite Huygens, ma non ancora legato all'esperimento, e poi con l'esperimento di Young, venne fuori che c'era l'ottica ondulatoria. Quindi il modo per caratterizzare quando è che siamo nel campo dell'ottica geometrica e quando è che siamo nel campo dell'ottica ondulatoria è quello di legarlo al concetto di lunghezza d'onda dell'onda luminosa, no? Se le distanze interessate dai vari oggetti sono più grandi della lunghezza d'onda, siamo in ottica geometrica. Se invece sono paragonabili a quanto è grande la lunghezza d'onda, siamo dentro l'ottica ondulatoria. Però chiaramente l'ottica ondulatoria deve trapassare in quella geometrica. Quindi quella geometrica è una visione macroscopica. Quella ondulatoria è ancora macroscopica, ma leggermente di livello più basso come scala. Non arriva a livello quantistico, no? Comunque adesso le Ah, non caratterizzo. arriva a livello quantistico. No, no. L'ottica ondulatoria è pensare che la luce siano delle onde. L'ottica geometrica è pensare che i raggi di luce siano delle linee rettilinee, Comunque la basta. stessa connessione tra le onde dell'ottica ondulatoria e le No, 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 di materia. lo le onde luminose sono macroscopiche, quindi non vedi il livello quantistico con le onde luminose. Infatti l'elettromagnetismo classico tratta benissimo l'ottica ondulatoria. Se tu hai un'onda che si propaga, diciamo che si può avanzare come, diciamo, con i parametri K e omega, Sì. con gli stessi parametri che ti trovi No, 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 guarda che nessuno lo dice mai e lo sottolinea bene, ma è un abuso parlare di onda a livello quantistico, perché onda è un concetto macroscopico, quindi a livello quantistico non ci sono onde, non ci sono particelle. Ma quando si dice che la funzione d'onda di un fotone è uguale e elevato alla IH che moltiplica Certo, e P infatti per quella lì omega, è. aspetta, fammi finire, per omega cos'è? Sì. T, quel K e quell'omega sono effettivamente il numero e la frequenza, il numero d'onda e la No, no, frequenza del no, 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 fotone. ti sbagli. Quando si dice questo, è la forma che è elevato a I fase, che assomiglia a E elevato I fase, puoi usarlo ancora, dell'onda luminosa. Ma quel K non è l'impulso, o meglio, scusa, quel K non è il vettore d'onda macroscopico. Quella R è la posizione, ma non è la posizione macroscopica. Quell'omega non è la frequenza macroscopica. Che cos'è? Hello? Sono operatori quantistici. Allora sì che quello è il fotone rappresentato in quella forma lì. Se tu non vedi che K è un operatore quantistico che agisce sulla funzione d'onda, non c'è. Quindi se tu hai fatto questa identificazione, hai sbagliato livello completamente. È vero che la somma di tutte le oscillazioni quantistiche ti diventa l'oscillazione elettromagnetica, ma a livello macroscopico, quindi per numeri quantici grandi, cioè quando hai un numero di fotoni altissimo, no? Pensa che una lampadina di 60 watt butta in un secondo 10 alla 22 fotoni, quindi un numero grande vuol dire ordine di Avogadro.
Vabbè, ma se andiamo avanti, chiariamo questo punto. Vabbè, chiariamo questo Allora, punto. Vabbè. guardiamo questo primo paragrafo finché non fa formule. Ottica geometrica. Un'onda piana si distingue tramite questa proprietà caratteristica. È importante, la direzione di propagazione e l'ampiezza di questa onda piana si mantengono uguali in ogni punto dove lei si trova. Le onde elettromagnetiche arbitrarie non godono di questa proprietà, quindi le onde elettromagnetiche arbitrarie, cioè normali, quelle che puoi trovare, non sono onde piane. Tuttavia, spesso le onde elettromagnetiche non piane sono tali che si possono considerare come piane in ogni regione di spazio sufficientemente piccola. Quindi, se andiamo a fare un'analisi prendendo una scala piccola, dove per scala piccola vuol dire microscopica di livello quantistico, vuol dire piccola dal punto di vista dei nostri sensi, davvero, i nostri sensi sono una misura, perché per noi la lunghezza d'onda della luce è piccolissima, per il livello quantistico la lunghezza d'onda della luce è enorme, quindi qualunque lunghezza d'onda di luce è macroscopica rispetto a qualunque particella quantistica. Questo ce l'avevate in testa o no? Sì, la lunghezza d'onda del rosso, questo Sono quasi, è grande, 8, 800 nanometri, sì, 700, tra i 700 e gli 800 nanometri più o meno, comincia già l'infrarosso lì, e quindi è molto grande, no? Sarebbero 8000 angstrom, è enorme. Pensa che l'atomo è 2 angstrom come ampiezza del suo diametro. Stavo dicendo, no, mi sono perso. Vabbè, l'analizziamo dopo questo. Andiamo avanti. Tuttavia, spesso le onde elettromagnetiche non piane sono tali che si possono considerare come piane in ogni regione di spazio sufficientemente piccola. A questo scopo è necessario che l'ampiezza e la direzione dell'onda non varino molto su una distanza dell'ordine di una lunghezza d'onda. Quindi, se si mantiene abbastanza costante su una lunghezza d'onda, quella la consideriamo piana. Se questa condizione è soddisfatta, si può introdurre il concetto di superficie d'onda, in tutti i punti nei quali la fase dell'onda nell'istante dato è la stessa. Le superfici d'onda di un'onda piana sono dei piani perpendicolari alla direzione di propagazione, quindi vi dico sempre un lenzuolo che avanza, un lenzuolo bello liscio. Quindi lenzuolo del cinema, diciamo. Dello schermo, in ogni regione piccola dello spazio si può parlare di direzione di propagazione dell'onda. Lo studio delle leggi di propagazione delle onde in questo caso costituisce l'oggetto dell'ottica geometrica. E chi l'ha fondata l'ottica geometrica? C'è stata l'antichità, ma senza fare tutta la storia, Keplero. Le leggi sono di Keplero. A parte, vabbè, tanti aspetti tipo le leggi della rifrazione, Snell e Cartesio, lo studio della rifrazione della riflessione, Tolomeo, Claudio Tolomeo, quello del geocentrismo. L'ottica che l'ha studiata Euclide, per dire, insomma, nell'antichità si studiava moltissimo l'ottica, che poi è stata interpretata come l'ottica geometrica, ma l'ottica geometrica come nome viene fuori dopo il 1700. Per tutto il periodo dei 2500 anni era l'ottica e basta. Quindi, di conseguenza, l'ottica geometrica interpreta la propagazione delle onde elettromagnetiche, della luce in particolare, come la propagazione di raggi, facendo totale astrazione della loro natura ondulatoria. Quindi non si pensa affatto, in ottica geometrica, che ci sia qualcosa che oscilla, perché a quel tempo non si sapeva, quindi ancora non se ne sa e quindi non so. In altri termini, l'ottica geometrica corrisponde al caso limite in cui le lunghezze d'onda, che noi ora sappiamo che ci sono piccole, il che vuol dire che lambda tende a zero. Ovviamente questo lambda tende a zero non è vero, non è che diventa zero, ma le scale sono tali che è come se fosse che lambda è zero. Lambda è la lunghezza d'onda. Chiaro? Sì. Stabiliamo l'equazione fondamentale dell'ottica geometrica, equazione che determina la direzione dei raggi. E allora succede questo. In realtà,
Landau ci sta parlando dell'ottica geometrica, ma usa l'ottica ondulatoria e tutta l'unificazione che ha fatto Maxwell, quindi campi elettrici e magnetici, che dal punto di vista dell'ottica geometrica non c'entrano niente. Quindi lui sa tutto quello che c'è dietro l'ottica geometrica, lo usa e poi riproduce con quello che si sa in più il processo dell'ottica geometrica. Capite? Quindi quest'ottica geometrica è strana, quella che stiamo studiando, non è la vera ottica, cioè non è quella storica, è quella in cui la rivisitiamo avendo già il paradigma dell'ottica ondulatoria, il paradigma dell'elettromagnetismo che ci ha messo tra le mani Maxwell. È chiaro? Stabiliamo l'equazione fondamentale dell'ottica geometrica, equazione che determina la direzione dei raggi. Si ha F, quindi chiameremo F la grandezza del campo, no? Che può essere o il vettore E o il vettore H, però chiamandolo F è scalare, quindi siccome E sono tre scalari, H sono tre scalari, a scelta potete scegliere uno dei sei scalari che compongono loro ed è la F. È chiaro? Quindi avendo F non stiamo ricostruendo tutto quello che succede davvero, perché siamo su una sola componente scalare di 6. Non è chiaro? No, voglio dire, F è uno scalare, Sì. Vabbè, ah, e però è H, no, voglio dire, quindi lì cosa ho detto? Ho sostanzialmente. detto il vettore E è formato da tre scalari, Ex, Ey e Z. Il vettore H è formato da tre scalari, Hx, Hy, Hz. Quindi in tutto sono sei scalari. Sceglietene uno a caso, quello è F. Ah, questo intendo dire. Sì, No, sì. pensavo che F fosse l'integrale di E, ossia che fosse la funzione A, no, No, che fosse allora, la. vediamo le parole se sono chiare. Sia F è una grandezza arbitraria che descriva il campo di un'onda. Non importa quale delle due componenti, o vettore E o vettore H. In realtà, leggendo così, uno penserebbe che F o è il vettore E o è il vettore H, ma siccome usa una scrittura proprio scalare, vedete che ha l'ampiezza, non c'ha il segno di vettore, allora non soltanto o è H, ma una delle componenti di E o una delle componenti di H. Perché tanto le altre si comportano come la F, no? Cioè, quindi prende questa grandezza scalare come esempio di quello che succede. Non capisco perché vi trovate in difficoltà, è una cosa semplicissima. No, è perché. Ok, ma per me va bene, chiarito questo, sì. Un'onda monocromatica piana F, che è una di queste, si scrive F uguale a ampiezza. Parte oscillante E elevato a I, vettore K, che è il vettore d'onda, scalare vettore R, che è il vettore posizione, meno omega T più alfa, più alfa. Alfa è la differenza delle fasi, no? E tutta quanta questa viene chiamata, volendo, fase. Di solito per fase si intende soltanto quella senza l'alfa, però è lo stesso. Ora, questa la si può scrivere anche in forma dritta, cioè A esponenziale di I. Però abbiamo fatto un piccolo cambio, meno KI x più alfa. Cosa è successo? Che KI adesso è un coso simile ai nostri quadri vettori, possiamo chiamarlo è un quadrivettore, xi anche. E allora K0 omega, con in mezzo qualcosa tipo c, K1 è la KX, K2 è la KY, K3 è la KZ. X0 è T con qualcosa legato dalla C, se manca dall'altra parte, cioè se c'è dall'altra parte. X1 è la X, X2 è la Y, X3 è la Z. Fine. Poi, siccome questa è una funzione complessa, si omette di scrivere che prendiamo la parte reale, perché tanto si sottintende che trattiamo la parte reale della funzione complessa. Quindi lasciamo la scrittura libera, quando dobbiamo fare qualcosa di vero pratico, prendiamo quello che abbiamo ottenuto e ne ricaviamo la parte reale, capito? Quindi, semplice. Dunque, da Romeo, Sì. una cosa che adesso parlando di storia qui mi è venuta in mente quando da ragazzino mi divertivo a costruire la radio e con un mio amico avevo costruito la radio a onde lunghe, cioè dell'ordine di qualche kilohertz, e ho fatto la Aspetta, testa, era aspetta, molto hai detto lunga. a onde lunghe e poi ci hai dato una frequenza.
Le onde lunghe, dovevi dirmi Oh, una lunghezza. Sì, ma no, sì, ma che okay, ho con è chiaro, è chiaro. una frequenza molto bassa Sì, certo. e intorno a qualche decina di kilohertz. Sì. E l'antenna era molto lunga. La Certo, cosa perché doveva incredibile, oscillare, no? ma cazzarola, la cosa incredibile è che noi andiamo a misurare il campo con uno strumento, cioè tu vedevi esattamente che l'ampiezza dove aumentava e dove c'era la cuspide, dove scendeva, cioè, lo vedevi proprio. Certo, perché quelle onde lì sono di quanto è? Qualche metro giù di lì. Era qualche metro, E era. quindi vai proprio a vedere la distribuzione statistica, Sì, però è statistica. cazzarola, la vedi, la porta metà che io, cioè non ci volevo credere quando ho avuto 18-19 anni. Max, Faraday e tutti gli altri che hanno fatto gli esperimenti, poi Hertz, è chiaro che vedevano concretamente le cose con i loro apparecchi. Infatti, ed era incredibile perché io non riuscivo proprio a immaginare, cioè, dicevo, cioè, se tu immagini un raggio con una torcia, tu riesci a immaginare, ma un'onda che passa in un'antenna è un casino da immaginare, cioè, voglio dire, non riuscivo a dare nessun tipo di interpretazione io a quella cosa lì, per me era pura magia. Però adesso invece la magia si sta rivelando geometria. Ecco, scriviamo l'espressione del campo sotto la forma F uguale a l'ampiezza e alla I come prima e tutta quella roba la chiamiamo psi grande, psi, dove psi non ha niente a che fare con la funzione d'onda, no? Però la psi è quella che si chiama, è la fase ed è l'iconale, la fase iconale. Nel caso in cui l'onda non sia piana, non essendo piana, però siamo nel campo ancora dell'ottica geometrica, cioè le cose che ha sono parametri con lunghezze d'onde che tendono a zero, ma sia applicabile l'ottica geometrica, l'ampiezza A è in generale una funzione delle coordinate del tempo e la fase psi, che si chiama anche iconale, non ha una forma semplice come è scritto qui in 1. Qui vedete, se fate il raffronto tra l'equazione scritta in 2 e quella in 1, subito automaticamente viene da dire che psi è k scalare r meno omega t più alfa. Ma quella è la parte. Scusa, allora devo capire quante F abbiamo davanti? Abbiamo 6 di F. No, ne abbiamo sempre una sola. Però quando poi andiamo a livello concreto, la F sarà o la EX, o la EY, o la EZ, o la HX, o la HY, o la HZ. Basta. Se tu hai fatto queste KI per X con I, lì Sì? non vanno sommati, giusto? No, perché Quindi intanto questo vedete che sono allo qual è? stesso livello, però Quindi questo. No, come no? Sì, che sì, scusa, sì. No, mi hai fatto dire una cosa sbagliata. Certo che vanno sommate. Il prodotto scalare vettore K scalare R è KX X più KY Y più KZ Z meno omega T, e quindi è proprio sommato. È ancora tutto. sulla 1 c'è la convenzione di Einstein Sì, che è sommato certo. all'indice. Sì, perché poi Quindi non dall'ottica. abbiamo una F di I. È la F di uno scalare, punto. Quindi anche F qua si trova a essere un numero complesso. Sì. Infatti ve l'ho fatto notare dal fatto che la A non ha il simbolo di vettore. Quindi è un numero scalare, però Ah, complesso. lo scalare e anche l'altra parte è un numero Beh, complesso che questo, ma ruota no, ma attorno E al alla suo. I, psi è sempre, il suo modulo è 1, quindi è sempre un fattore oscillante. Quello ruota attorno. Ok, va bene. Ruota nel campo complesso. Va bene. Sì. Allora, notare che psi quindi non è semplicemente quella, tende a quella quando siamo nel caso semplice. È essenziale tuttavia che l'iconale psi sia una quantità grande. Adesso dobbiamo capire cosa vuol dire grande. Ovviamente vuol dire rispetto alla lunghezza d'onda. Se la lunghezza d'onda sta andando verso zero, si capisce già dal fatto che essa, la psi, vari di 2π greco in un intervallo ampio una lunghezza d'onda. Perché questa qui è la fase. Quando è che cambia? Dopo un periodo che è 2π greco. E quindi la psi varia di 2π greco in un intervallo ampio una lunghezza d'onda. Mentre l'ottica geometrica corrisponde al limite lambda che tende a zero. Quindi se psi rispetto alla lunghezza d'onda deve essere piccolo, a maggior ragione se lambda tende a zero, deve essere ancora più piccolo. Cioè l'iconale. E
E quindi siamo autorizzati a usare gli infinitesimi. In regioni piccole dello spazio e per intervalli di tempo piccoli si può sviluppare l'iconalepsi in serie di potenza. A meno dei termini del secondo ordine si ha che psi uguale 1 psi 0 partenza più vettore R, questo è un vettore, scalare il vettore che otteniamo dalla derivata di psi rispetto a R vettore. Questo qui è un gradiente di psi, no? Quindi un vettore. Più t che moltiplica di psi su di t. L'origine delle coordinate e l'origine del tempo sono scelte nella regione di spazio e nell'intervallo di tempo considerato. I valori delle derivate sono presi nell'origine del sistema. Quindi abbiamo uno sviluppo differenziale, vedete. Confrontando questa espressione con 1, cioè con questo confronto qua, anzi quell'altro, questo qua, possiamo dire che K va a corrispondere con questo vettore che otteniamo dalla derivata dritta di psi rispetto a R vettore, cioè al gradiente di psi. E Sì, non quella. andiamo lontano dal dire che K può essere l'operatore di come si chiama? Nabla? No, l'operatore Sì, no, è il Nabla. quantistico Eh no, no, invece siamo molto più. del No, no, momento. no. Rispetto a. Allora, qui assomiglia perché c'è un gradiente, no? Ma siamo ancora a livello macroscopico. Dobbiamo scendere giù di livelli, molti livelli, molti ordini di grandezza per arrivare a livello microscopico. Quindi non possiamo pensare che questo sia l'operatore quantistico. Operatore in momento, no. No, ancora, cioè sì, è legato all'impulso, ma non all'operatore, alla grandezza macroscopica impulso. Ma non, se è resistente, stranamente se è Non resistente. so, sto cercando solo di capire, voglio dire, posso anche Certo. tacere, tranquillo, No, va non bene, ti, no, 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 proviamo. no, ma no, adesso tacciamo tutti perché abbiamo quasi finito. No, ma quello che volevo dire, Grazie, no, no, io mi settimana accorgo che sa. prossima allora. Offre un po' di resistenza. Vabbè, riprendiamo proprio da questo punto qua, mercoledì prossimo. Va bene? Ok, dai, va bene. Bene, allora, buon weekend, Buona voi tutti. serata, grazie. Ciao Ciao allora, Amico. ciao ciao. Ciao, ciao, Io ti intanto saluto, prima ti chiudo la saluto. registrazione.